Ciao a tutti, siamo nella prima settimana dell'anno. Sembra bello iniziare tutto con la massima energia. Oggi è lunedì 3 gennaio 2022. E quali sono i tuoi segni oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Segno fortunato novilunio di velluto. Morbido il novilunio che vi saluta quest'oggi dal segno amico del Capricorno, regalandovi insieme a Urano un super trigono di terra, solido e rassicurante. In primo piano l'affettività, con rapporti teneri ma composti sia in coppia, dove fedeltà e fiducia fanno da garanti, sia in relazione ai figli, tranquilli e molto interessati alle vostre proposte, siano esse sportive o culturali. L'anno nuovo insomma comincia per voi all'insegna della serenità, fatto quasi incredibile paragonato all'agitazione collettiva prodotta dalle future prospettive socio-sanitarie ed economiche, piuttosto ballerine. Sarà a merito di Giove che dal segno opposto vi guarda sorridente, invitandovi a non perdere la fiducia e a coltivare l'erba profumata della speranza. Di lavoro e di salute, in termini prudenziali, parla anche Mercurio, che proprio oggi cambia alloggio scivolando in Acquario, dove la parola futuro è sempre di rigore. Un giovane amico di cui avere poca fiducia, talvolta disonesto, con la tendenza a mentire. Un giovane corteggiatore che adula ma senza avere reali intenzioni di un vero rapporto. Molto denaro potrebbe essere sperperato, collaboratori giovani infedeli e disonesti. Possibili cattive notizie che vengono da molto lontano. Avete bisogno di riposarvi e di distrarvi, se potete prendetevi un giorno di assoluto riposo lontano dal frastuono delle città e dalla calca del traffico. Fate in modo da riposarvi e di non essere disturbati. Molte chance di rivedere qualcuno a cui tenete e che non vedete da tempo, mettete in conto anche che le cose possono essere cambiate e che non sempre le persone restano quel che erano. Il gioco dell'amore va benissimo. Serata piacevole in compagnia di amici e potrebbe esserci un piccolo regalo per voi. Buone occasioni per conquistare la fiducia e la stima degli altri a patto che portiate a termine ogni impegno della giornata che vi siete prefissati. Se la sorte si è accanita contro di voi non è detto che lo faccia sempre, però date una mano alla fortuna e decidete presto ciò che è in vostro potere. Dopo una lunga fase di crisi, in questa giornata vivrai un momento magico nel settore affettivo che ti ripagherà di tante amarezze. Abbiate fiducia nella vita e in quello che vi offre, mettete solo ordine e date priorità alle cose importanti, o che vi sembrano tali. Vi state creando troppi problemi che non hanno ragione di esistere. In particolare una persona a voi vicino vi sta trasmettendo ansia e preoccupazione. È il caso di strane, per adesso, un po' lontani. Una persona che incontrerete non sarà molto sincera con voi, abbiate cura di non farglielo pesare troppo e tirate diritto. Rivelare i vostri veri sentimenti sarebbe una prova che molti attendono, per testare il vostro interesse o la vostra sensibilità. Non date ascolto a chi cerca di convincervi che mostrarsi affettuosi ed innamorati sia sintomo di debolezza. Novità in campo professionale per le nate nella seconda decade. Qualcuno ha necessità di parlarvi, state lavorando troppo per parlarci? Provate a fare un bel discorso con questa persona e non sarà tempo perso. Profilo dei transiti estremamente benefico e positivo, con una maggioranza di pianeti schierati a vostro favore. Luna, Venere, il Sole e Plutone occupano simultaneamente il segno vostro amico sulla ruota dello zodiaco del Capricorno e migliorano la salute e la forma fisica, la razionalità e la grinta. A disturbare, ma solo lievemente, la vostra vita familiare, c'è Nettuno nel segno amico dei Pesci. Sappiate dare ascolto a figlie e figli, sorelle e fratelli, da cui potreste, di recente, esservi disinteressati o allontanati. La luna bella vi dona un sonno notturno particolarmente ritemprante, sonno accompagnato da sogni di prati e montagne colorati e soleggiati. Simpatica anche se tace e non si mostra la luna nuova in Capricorno, segno di terra in trigono al vostro accompagnata anche dai vostri amici Venere e Plutone. Peccato che l'astro guida Mercurio, che finora li ha accompagnati, oggi cambi di segno passando in Acquario, che nel vostro caso simboleggia il lavoro, l'ecologia e la salute, temi su cui il piccolino porta l'attenzione.
Ancora più favorevoli gli altri astri della giornata, Giove benevolo anche se opposto, foriero di nuovi incontri e opportunità golose e il trigono di Urano che promette escursioni fantastiche e un viaggio rientro veloce senza rischi. Amore ed Eros. Due punti pappa e ciccia col partner, se qualche problemino c'è stato troverete il problemino di risolverlo con un dialogo chiarificatore che consentirà a entrambi di capire e condividere le posizioni dell'altro, finora contestate. Un filo preoccupati per i vostri ragazzi con le incognite della scuola, riprenderà oppure no? Ma soprattutto l'ansia per il loro futuro, adolescenza e giovinezza turbate da enormi problemi che stanno tartassando tutta l'umanità. Alla loro età voi eravate senza pensieri, loro invece, anche se magari non lo dimostrano, ne hanno. A impensierirvi gli stati depressivi, le fughe sui social o peggio di molti loro coetanei. I vostri ragazzi per ora sembrano tenere, grazie al vostro supporto attento e intelligente, ma fin quando saprete sostenerli e rasserenarli così fungendo da baluardo contro i problemi esistenziali? Con chiunque foste in disarmonia con l'anno nuovo si cambia registro, è tempo di fare pace offrendo il ramoscello d'olivo e riproponendosi come persone stabili ed efficienti in cui porre fiducia. Tanti auguri e buone notizie da lontano, anche oltreoceano c'è qualcuno che vi pensa e non vede l'ora di potervi rincontrare. Siate sempre sinceri quando il partner vi chiede un consiglio, prova a capire da dove arrivino quei musi lunghi. Anche se quello che direte non li renderà felici, sarà un punto di partenza necessario per ritrovare il giusto feeling di coppia. Venere in angolo positivo dal segno passionale del Capricorno, specie se siete nati dal 10 al 15 di settembre, vi dona una vita sessuale molto vivace e soddisfacente. Sia che abbiate un rapporto fisso oppure coltiviate una relazione occasionale, vivrete momenti indimenticabili. Colpi di fulmine e inizio di nuove storie per i nati nella seconda decade con Urano Toro super favorevole. Lavoro e denaro? Due punti di ritorno dalle vacanze e già in pista pronti a ripartire per lavoro o affari, l'anno professionale riattacca e con esso ricominciano anche gli andirivieni, i biglietti ferroviari, i passi in autostrada, la 24 ore con il gessato e il tablet. Solita routine ma con qualche cambiamento in vista. Sperate con ragione in un avanzamento o in un trasferimento che vi farebbe buon gioco, intanto con Capodanno matura anche la decisione di riprendere gli studi con un master aderente alla vostra attività che in futuro vi potrebbe spalancare nuovi orizzonti. Rinnovato anche l'impegno a favore dell'ecologia e degli animali, il cambio di anno è sempre un punto di arrivo e ripartenza e voi, nonostante il caos che regna sovrano, volete innestare la marcia giusta. Nel vostro ambiente tendete a considerare scadente la qualità di qualsiasi lavoro. Non abbattetevi e mettete sempre il massimo dell'impegno. Benessere. Due punti beati voi che scoppiate di salute, trivaccinati e per giunta super accessoriati in fatto di mascherina e gel, ma anche protetti dalla lucidità e dall'innata prudenza, viaggiate tranquilli in mezzo alla gente, sicuri della vostra immunità. Ottima ripresa dopo un raffreddore e qualche colpo di tosse, niente virus, solo effetto del cambiamento d'aria e delle lunghe ore passate all'aperto e sulla neve. Sempre con voi gli integratori, soprattutto vitamina C, D e oligoelementi come lo zinco che rafforza il sistema immunitario. Con un arsenale di tal fatta non potreste che stare divinamente. La buona notizia è che oggi sarai al meglio di te. Potresti non sentirti esattamente ben bilanciate all'interno, ma di sicuro vi farà piacere che vi sia stato detto che state benissimo. Continua a prenderti cura di te stesso. Per lei, rientro dalla montagna, il primo passo è passare dai nonni a recuperare Snoopy, neppure troppo offeso per questo vostro tradimento, del resto è stato così viziato e super nutrito, che quasi quasi. La prossima volta sarà ben felice di vedervi tirar fuori gli sci dal ripostiglio. Per lui, non fate in tempo a tornare a casa e riporre i bagagli che già vi mettete al computer a programmare la settimana lavorativa che inizia domani, è stato bello staccare un po' la spina, ma ora nel vostro sguardo si legge la smania di ricominciare. Senza lavoro vi sentite dimezzati. Colore delle emozioni, verde menta. Barometro dell'umore.
sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Ti auguro un anno pieno di gioia e passione. Spero di vederti presto.